Pomeriggio musicale, cioè musicale, il nostro pomeriggio in compagnia di Astero Dubaldi, un pomeriggio che passeremo insieme, almeno per quanto riguarda la mia trasmissione, insieme a Leonardo Facco, che abbiamo in linea telefonica e che saluto veramente caramente. Buonasera Facco. Buonasera, grazie mille per l'ospitalità e grazie ai tuoi ascoltatori. Allora Leonardo, intanto appunto lo presentiamo ancora una volta per chi magari non avesse avuto modo di seguirci in altre occasioni. È uno scrittore, fondatore del Movimento Libertario ed è vice direttore del Miglio Verde, che potete appunto vedere in internet tra miglioverde.it. Facco, io non avrei la possibilità anche di mandare questa trasmissione oltre i streaming, come sta andando, e in FM, vabbè, per chi ci sente in questo territorio del maceratese anconetano, però avrei potuto mandare la tua intervista anche per Facebook, come a volte facciamo con altre trasmissioni, però siccome Facebook non gradisce alcuni contenuti, ci ha già bloccato per un mese e mezzo. Per evitare raggiro questo divieto, nel senso che la registriamo e poi la carichiamo su Facebook. E quindi... Ma guarda, se dici Leonardo Facco anche su Facebook, secondo me non ti conviene caricarla, perché ti... È lo stesso, ti banna subito ugualmente. Sì, è uguale, non sei la prima persona che me lo dice, del resto io penso di essere l'unico, che tra l'altro non ho chissà quale notorietà di essere l'unico bannato completamente da Facebook. Beh, significa che disturbi, dai. Può darsi. Appunto. No, ma noi mutuamente ci ha bannato per alcuni fili diretti, magari per alcuni contenuti, perché tanto mai sai, la linea della radio è quella che tu conosci, quindi certo. Bene, allora partiamo subito, Leonardo, perché e qui ci sono due argomenti da affrontare. Il primo è quello del Covid. Sappiamo tutti che il 31 marzo finisce lo stato di emergenza decretato 2 anni e mezzo fa circa, e nello stesso tempo sappiamo pure che con la fine dello stato di emergenza fortunatamente dovrebbe sciogliersi anche quell'inutile, anzi dannoso, comitato tecnico scientifico, che non avrebbe quindi più ragione di esistere. Poi il generale Figliuolo mutualmente o sarà adibito ad altri incarichi o cesserà questa sua attività di commissario straordinario. Però ecco, non è che dobbiamo illuderci che con il 1° aprile noi riacquistiamo una libertà completa e totale, quella pre-Covid, almeno così ricordiamo. È perché anche nell'ultimo DCPM, quello del 2 marzo, si parla ancora di un Green Pass in funzione, anche con, diciamo così, una valutazione antiscientifica di questo Green Pass, perché per chi ha assunto la terza dose potrà godere di un Green Pass che vale addirittura 540 giorni, che non ha nessuna attinenza con quello che è la validità del siero in sé come protezione eventuale. E quindi il pericolo è che noi siamo destinati a un Green Pass perenne, permanente, Facco? No, non c'è nessun pericolo. Quello lì è reale. C'è solo la certezza che sarà così. Anche perché io ovviamente ho ascoltato la conferenza stampa di Draghi e di Speranza, fatta la scorsa settimana, l'ho vista appunto in uno dei tanti replay che ci sono in giro per la rete, e Speranza e Draghi l'hanno detto chiaramente. Cioè, Draghi l'ha detto chiaramente, noi non smantelleremo la struttura che abbiamo messo in piedi in questi 2 anni e mezzo. Perché? Perché sono già previste da qui in avanti altre pandemie. Quindi lo hanno detto chiaramente. La stessa cosa quindi vale anche per il Green Pass. Lo hanno detto chiaramente che il Green Pass, lo hanno scritto in questo DPCM di cui tu parlavi, lo ha ribadito Speranza l'altro giorno ancora in una conferenza stampa, dicendo che appunto l'idea non è quella di togliere il Green Pass. Perciò purtroppo il guaio vero
che è quello che io ho sempre temuto, è che questo paese entrasse nella nuova normalità. Cos'è la nuova normalità? È un regime che poco a poco si sta consolidando, che io nella mia visione avevo comunque visto già nell'aprile del 2020, che è un regime fondato sulle teorie di Foucault, no? Cioè quella di sorvegliare e punire. Un regime che è fondato sull'idea della dittatura cinese, fatta con un credito sociale, nel quale tu praticamente sarai monitorato in ogni momento, e questo essere monitorato è iniziato con il Green Pass, ma in futuro il Green Pass cambierà nome, si chiamerà identità digitale. E Colao, che è il ministro appunto per la trasformazione digitale, una delle tante idiozie insomma che si inventano in questo paese, ha già detto chiaramente che da qui al 2006 verrà praticamente introdotta in modo tale che tu qualsiasi cosa faccia la dovrai fare attraverso uno speed, chiamiamolo così, no? Simile a quello delle poste. Di più, questo è un progetto che è globale tendenzialmente, perché a questo si lega uno dei tanti argomenti di cui in questa radio abbiamo parlato con grande anticipo e per lungo tempo, che è quello dell'abolizione del contante. Io scrissi Elogio del contante nel 2015 e non era di per sé, come dicevo allora e come ho sempre detto, fare semplicemente raccontare l'apoteosi dell'importanza del contante eccetera, ma era spiegare che l'abolizione del contante avrebbe semplicemente significato l'aumento del controllo sullo stile di vita delle persone, cioè su quello che farai, altro che evasione, altro che sciocchezzuole inventate, tutto quanto è finalizzato solo a questo. E quindi dal 31 marzo che cosa avremo? Al di là del fatto di questa vergogna antiscientifica che ormai continua da 2 anni, sono veramente stanco di citare studi e di citare, sul mio verde ritrovate, di citare interviste a professori, interviste a medici che dicono esattamente il contrario di quello che è sempre accaduto. Cioè noi, voglio dire, noi oggi abbiamo un impunito che fa il Presidente del Consiglio, il quale ha avuto il coraggio di dire il 15 ottobre chi non si vaccina si ammala, muore. Cioè ha detto questo. E la stessa cosa impunemente l'ha detta all'inizio della conferenza stampa ultima, quella appunto sulla fine del cosiddetto stato di emergenza, che poi in realtà un altro stato di emergenza già introdotto, che è quello per la guerra, chiuso la parentesi, sì, ha avuto il coraggio di dire noi grazie al vaccino abbiamo salvato 80.000 vite. Cioè non un giornalista che si sia alzato in piedi e gli abbia detto scusi, mi potrebbe citare la fonte? Mi potrebbe dire quali sono gli studi che lo attestano? Mi potrebbe per favore dare i numeri? Ebbene, invece no, ormai è una narrazione continua che non ha assolutamente contrasto, che non ha dibattito. Cioè siamo noi fuori dagli schemi, fuori dalla narrazione, fuori soprattutto dall'ipnotismo che ormai ha raggiunto le persone, che dati alla mano, studi alla mano, che ne leggiamo, ne troviamo, ne pubblichiamo, raccontiamo quella che è la realtà. Ma purtroppo noi oggi viviamo dentro una bolla che è una bolla folle, e in questo l'Italia ormai è il paese della nuova normalità, una nuova normalità che ancora in nessun altro paese è stata raggiunta, invece l'Italia è stato un modello. È vero, e poi non dimentichiamo che lo stesso Sileri, sempre alla Camera, rispondendo a un'interrogazione, ha detto che è falso, bisogna dirlo una volta per tutte, che chi si vaccina può contagiarsi e può contagiare, e cosa che poi è stato smentito dai fatti. Li ho avuti in famiglia io quelli vaccinati, che appunto, si sono contagiati. Ma questo è pazzo. Ma basta citare Galli. ma voglio dire, ma non se ne può più. Guarda, io è che di fronte a, è che ormai le possono sparare così grosse che tanto non succede niente. Mediatico, non succede niente. Non ci succede l'apparato niente. Mediatico è talmente prostrato, questi leccapiedi di regime che sono il 99% dei giornalisti sono talmente inginocchiati di fronte al potere da fare schifo, cioè questo è il grande problema. Del resto non è mai esistito un paese non libero che avesse una stampa libera. La stampa, esattamente, se non fa il suo dovere, se non rischia, diventa un scendiletto del potere. La stampa italiana è peggio dei scendiletto del potere.
Eppure vedi, Facco, non tutti si sono adeguati a questa situazione. Ad esempio, conosco un ristoratore a Civitanova, io non ho il cosiddetto Green Pass rafforzato, quindi ero escluso da ogni luogo pubblico, e però poteva entrare in questo ristorante perché lui dice: a me non mi importa nulla e io il Green Pass non lo chiedo. Ora, quindi c'è un modo di sobbedire, e si è preso un paio di multe, però lui dice: io lo sapevo, ma a me non importa nulla, io continuo a non chiedere il Green Pass, perché prima non sono tenuto a chiedere nessuna certificazione sanitaria, e poi perché bisogna cominciare a disobbedire. Ecco, cominciare a disobbedire, però io l'abbiamo detto più volte agli italiani: guardate che l'unica strada è la disobbedienza, se no non ce ne usciamo fuori da questa situazione. D'altra parte già l'adottiamo noi questa disobbedienza, perché se noi andiamo a vedere quante leggi ci sono in Italia, non so, 100.000, 200.000, quante ce ne sono in Italia, l'unico modo per difenderci da tutte queste leggi è il fatto che non le rispettiamo, nel senso che si può fare, anche perché poi non ci sarebbe ordine pubblico che possa controllare un popolo che disobbedisce, però in massa, non 4-5 persone o pochi eroi. Sì, effettivamente il problema è proprio questo, cioè voglio dire, io ho sempre predicato e praticato la disobbedienza, non a caso io appunto sono una specie di detentore di Guinness, no? Della quantità di multe prese a partire dal primo lockdown in poi. Pronto? Leonardo, mi sei scappato via. Non so se ci sei ancora in linea, semmai facciamo una brevissima pausa prima di riprendere. Allora, facciamo una brevissima pausa. Pronto, eccoci qua. Eccoci no, qua. No, ci sono. Purtroppo ho sbagliato con la guancia, ho schiacciato il tastino e blocca il microfono. A posto, ci siamo. Allora dicevamo dei... No, stavo dicendo, sì, la disobbedienza. È sempre stata. Io l'ho predicata, io tra l'altro ho una denuncia penale per incitazione alla disobbedienza. Articolo 540, mi pare, del codice penale. Presa a Cesena, perché da uno dei primissimi palchi in cui andai a parlare, io sono stato il primo a scendere per strada, dissi chiaramente cosa bisogna fare contro la tirannia: bisogna resistere e bisogna disobbedire. E proprio per questo la Digos mi ha denunciato alla procura, e la procura ha avviato un procedimento penale nei miei confronti in quanto istigatore alla disobbedienza. Accidenti. Quindi ne so qualcosa. Un criminale, però sei. Io sono, sì, ufficialmente vengo trattato come un criminale, semplicemente perché ho chiesto alle persone, ho detto alle persone che per poter tornare alla normalità bisogna vivere normalmente. E quindi ho questo problema, ma del resto è così, cioè è la storia che ce lo insegna. È chiaro che se però la disobbedienza è radicata in poche persone, purtroppo il potere ci gode, e anzi è facile stigmatizzare queste poche persone, anche se poi, voglio dire, i cambiamenti avvengono solo perché ci sono delle minoranze perbicaci e che non mollano, questo è quello che bisogna ricordare nella storia. Però detto questo, ad oggi, se tu citavi un ristoratore di Civitanova, ne ho incontrati anch'io, ma non è quello, la nuova normalità è l'ambiente che si è creato in Italia, cioè in realtà tutti noi abbiamo il bar che non chiede il Green Pass, il ristorante dove magari puoi andare che non chiede il Green Pass, eccetera, ma questo non è il vivere normale. Certo. Io oggi, se penso e dico, non so, domani mattina voglio partire in aereo e andare in America, non posso farlo perché non ho, per esempio, non so, la doppia vaccinazione, no? Questo è un esempio che posso citarti. Se io voglio andare a fare un viaggio in aereo in Spagna, non è più come prima che mi compravo il biglietto in internet e al mattino mi presentavo là con il mio telefonino con sopra il biglietto e entravo. No, cioè devi farti un tampone per dimostrare che non sei positivo. Cioè, guardate che tutto questo, almeno per persone che hanno una certa idea della libertà come me, è inaccettabile. Mentre invece io mi accorgo che il 90% delle persone, del resto lo vedi col fatto che, benché abbiano detto che camminare per strada non è necessario avere la mascherina,
tu vedi, almeno qua da noi, un 40-50% di persone che la mettono, e quando vado a chiedere a loro per quale motivo la usano, la risposta non è sanitaria, perché non c'è nulla di sanitario, questo ormai penso che l'abbia capito anche le capre, ma le capre se la mettono perché ti rispondono così, per abitudine. L'abitudine è la cosa peggiore, e infatti il guaio è che l'abitudine ci ha portato ad essere troppo pazienti in questi due anni, specialmente in Italia, che ha fatto strame di libertà di ogni genere, e purtroppo la pazienza è la mangiatoia dei tiranni, ed essendo la mangiatoia dei tiranni oggi siamo arrivati, appunto, per tornare alla domanda iniziale, che il 31 di marzo e il 1 aprile in realtà non ci sarà nessuna situazione pre-Covid, ma ci sarà un allungamento del guinzaglio, che Draghi lo ha già detto, questo guinzaglio verrà accorciato nel giro di 2, 3, 4 mesi, dipende da quando vorranno, perché adesso ovviamente la narrazione del Great Reset, della grande trasformazione, sta continuando, non più con la questione Covid che avete visto tutti, no? In televisione piuttosto che nelle radio, è meno pregnante rispetto a quello che era 2 mesi fa, ma è quella della guerra, cioè, e quindi altro tipo di paura, altro tipo di conseguenze, sempre comunque conseguenze che devono portare al peggio, all'abituarsi al peggio, e quindi adesso c'è quel tipo di narrazione dove è già stato identificato esattamente come lo si era fatto con il Covid, il nemico, in questo caso il nemico è Putin, che è l'ultima delle persone che io ho difeso in vita mia, però non si può nemmeno essere obiettivi neppure lì. Ad esempio, no? Mentre se prima, e tu lo sai, mi hai intervistato un paio di volte su questo argomento, se sul Covid io portavo numeri, cifre, realtà, evidenze, medici, testimonianze, gente che curava, eccetera, e venivo considerato un eretico, un pazzo, un falso, un ipocrita, adesso la stessa cosa nel giro di 24 ore è cambiata. Le stesse accuse te le becchi se per caso dici, beh, insomma, ma la guerra che è iniziata il 24 di febbraio in Ucraina non è una guerra iniziata così per caso, perché a quell'uomo che sta seduto al Cremlino si è svegliato la mattina e dice: che cosa faccio oggi? Mi faccio un tè oppure faccio la guerra all'Ucraina? No, è una storia che viene da lontano, è una storia che ha 8 anni già di guerra esistente, di cui sempre nessuno se ne è fregato in Italia, anzi in questi 8 anni Putin era trattato dai governanti italiani come un interlocutore pari a qualsiasi altro interlocutore, infatti sono andati a firmare contratti con Putin, eccetera, hanno mandato delegazioni di Confindustria e di industriali per aprire vie commerciali e così via, poi dalla sera alla mattina si è deciso che invece Putin è semplicemente un criminale, un assassino, eccetera, eccetera, eccetera. E eccoci qua, ancora una volta, dentro una grande nuvola di confusione e di disinformazione. Ecco, tu inserisci un argomento che è estremamente interessante, ma sul quale ci siamo soffermati altre volte, cioè l'informazione, appunto, non soltanto ormai in Italia, perché vediamo che questo tipo di informazione è generalizzato, e che il fatto che la gente, il popolo italiano, i nostri concittadini italici, non hanno capito che in fondo gli autori dell'informazione a senso unico sul Covid sono gli stessi che oggi gestiscono l'informazione sulla guerra, cioè non è cambiato nulla, nel senso che il metodo è sempre lo stesso, per cui esatto, se prima dovevamo diffidare su quello che ci dicevano sul Covid, almeno comunque dovevamo accertarsi se tutto quello che ci dicevano era vero o no, e abbiamo, con la nostra esperienza sulla nostra pelle, abbiamo capito ad esempio che ci sono delle reazioni avverse che ci hanno tenuto sempre nascosto, che ci sono dei morti per vaccino che ci hanno tenuto nascosti. Adesso gli stessi autori, quelli che criminalizzavano i cosiddetti Novax, no, oggi sono gli stessi che ci dicono che la guerra dobbiamo valutarla in un certo modo, e che dobbiamo avere un'opinione di Putin tutti uguale, perché guai ad avere un'opinione così di Putin è diversa, perché sennò fai la fine di Orsini, sei bandito anche della divisione di Stato. Esattamente così, questo è un aspetto interessante, no? Per chi analizza il mondo della comunicazione, il modo in cui è fatta la comunicazione, non a caso quello che tu dici è confermato da un fatto.
l'85% delle persone che appunto fino al giorno al 23 febbraio hanno creduto pervicacemente, continuano a credere oggi, alla narrazione covidiota inventata da Draghi e da Speranza, in meno di 24 ore, cioè le stesse persone, immediatamente hanno esposto la bandiera dell'Ucraina sul balcone. Cioè, questo è il concetto, no? Cioè, gli stessi personaggi che sono stati erano pronti, e non a caso è nata la guerra, che secondo me non è altro che il secondo step del grande reset. Cioè, non è che voglio dire la guerra è un evento strano, casuale, no, fa parte proprio di questa trasformazione socio-politica economica che è in atto. Non a caso tutte queste persone gli hanno detto, le stesse identiche fonti, così come dovete odiare i Novax, chiamiamoli così, ora dovete odiare tutti coloro che non dicono che Putin è Satana. E così sta funzionando, è incredibile, ma questa è la realtà. E con questa gente non puoi ragionare, non puoi approfondire. Informarsi è fatica, informarsi non è mettersi davanti in maniera unilaterale a uno strumento che può essere la televisione o la radio, che ha soltanto, che è unidirezionale. Informarsi significa ricevere o approfondire un argomento, confrontarlo, verificarlo, andare a cercare altre fonti, rendersi conto se è vero oppure no. Certo, in teoria nascono, ci dovrebbero essere i giornalisti per fare questo Lo so. Ma oggi abbiamo visto che il giornalista non è un mediatore, non è una persona terza, ma il giornalista, come spesso è accaduto nella storia con i regimi, è accaduto con quello fascista, è accaduto con quello comunista, è accaduto con qualsiasi, insomma, in giro per il mondo, questi altro che i portavoce della nuova dittatura, la nuova tirannia, che è iniziata come tirannia e adesso sta continuando come tirannia bellicista, e poi non so, ritornerà sicuramente un virus, perché a me viene molto semplice portarlo avanti, ma quello che conta è che questi stanno effettivamente trasformando il mondo, stanno cercando di realizzare quello che, ce lo ripetiamo da 2 anni, è scritto nei loro documenti. Cioè, noi non dovremmo essere più persone, e guarda, le cominciano a dire, cioè ieri Flink si chiama, credo, Larry Fink, che è il CEO di BlackRock, che è il più grande fondo di investimenti al mondo, lo ha dichiarato papale, ma come se nulla fosse. Cioè, ha dichiarato che la guerra è nata apposta per fare che cosa? Per arrivare al più presto possibile verso la totale moneta digitale, per dimenticarsi una volta per tutte di continuare a vivere come si era vissuto prima dell'era Covid. Cioè, te lo dicono in faccia. E che cosa, a cosa stiamo andando incontro? A una nuova tirannia di tipo corporativista. Io la chiamo nazi-comunista perché unisce l'ideale socialista della peggiore specie, in cui tutti devono essere uguali, laddove l'uguaglianza è impossibile, e dall'altra però hanno capito che non si può realizzare una forma di tipo socialista come la si è realizzata nel Novecento, in cui esiste soltanto lo Stato produttore, lo Stato monopolista che fa tutto e garantisce tutto, perché non funziona, perché la gente è sempre morta di fame. E allora stanno mettendo in piedi un sistema simile a quello cinese, dove lo Stato è quello che comunque comanda tutto, ma è di tipo corporativista, cioè esattamente come lo era nel fascismo. Voi pensateci, nel fascismo la proprietà privata non era stata abolita, ma era stata sottomessa ai voleri della politica. Ecco, questo è il futuro del progetto a livello di nuovo ordine mondiale, e quindi realizzato in tutto il mondo. Certo, non è un progetto facile, si sono dati 10 anni per realizzarlo, che è il 2030, sì. L'Italia è morta, l'Italia è già pronta e potrebbero farlo domattina. Altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, sono molto combattuti, perché lì ci sono due fronti, l'uno opposto all'altro, che è quello repubblicano, che è abbastanza contrario a questa cosa, e poi c'è quello democratico, che invece è capeggiato dal presidente, il quale tra l'altro ha dichiarato ieri a Fox News in TV che quello che stiamo facendo è andare verso un nuovo ordine mondiale. Ce l'ha dichiarato lui, che è uno, tra l'altro rientriamo nella narrazione, che è ovviamente uno di quelli che dice che dobbiamo oggi considerare tutti Putin un satanasso. Ecco, ma questo ordine mondiale chi lo comanda? Perché adesso le nazioni potenti o sono tutti d'accordo, oppure ci sarà un conflitto fra le grandi potenze per poter contrarre. Uno dei motivi per cui la Russia è stata, ovviamente oggi è diventata il nemico pubblico numero uno, è perché la Russia, che ha una storia millenaria,
che ha tutti i suoi pesi e i suoi difetti enormi, incredibili, e con Putin da 20 anni al governo, non vuole partecipare, non vuole mettersi sotto il cappello di qualcuno. Da chi è guidato questo? Da un fronte, cioè qui stiamo parlando non tanto della disgregazione in sé degli stati così come li conosciamo, ma del fatto che le strutture sovranazionali come ONU, OMS, UNESCO e tutte queste robe qua diventeranno i nuovi veri centri di potere, gestiti ovviamente da questa elite che è chiaramente legata e se ne vanta di essere legata ai politici. Ma guardate Klaus Schwab che cosa ha detto. Klaus Schwab, che è il cosiddetto ideatore del grande reset e il presidente del World Economic Forum, si vanta del fatto che Trudeau sia un uomo suo cresciuto, voglio dire, all'interno del World Economic Forum, si vanta che Macron sia la stessa cosa. E guardate Trudeau e Macron come si sono comportati in questi 2 anni, cioè sono stati ligi, perfettamente allineati alla narrazione covidiota. Sì, Trudeau poi quello che ha fatto in Canada è veramente una cosa incredibile, ha cominciato a chiudere i conti correnti dei camionisti perché dei trasportatori che non volevano recedere dalla protesta. E il caso dei camionisti canadesi è la semplice dimostrazione di che cosa accadrà domani o di quello che già sta più o meno accadendo oggi in Cina, perché io lo ribadisco ogni volta, la Cina che oggi viene trattata come se fosse paese normale, ma è una feroce dittatura comunista che manda nei Laogai le persone, cioè esistono ancora i Laogai che sono, voglio dire, l'altra parte di quello che erano i lager nella Germania nazista, no? La Cina è lì da vedere, voglio dire, eppure si parla con la Cina come se fosse, e la Cina su questo, perché altra realtà storicamente imperialista, ci gongola perché gioca su 2 fronti. Quando gli interessa giocare su un fronte si mette a parlare con Biden, quando gli interessa giocare sull'altro fronte comunque si mette a parlare con Putin e compra ad esempio tutto il gas possibile e immaginabile della Russia, compra in anticipo le risorse russe, la stessa cosa sta facendo l'India, cioè è un progetto nel quale l'unico che ci va di mezzo è l'individuo con le sue libertà, cioè i famosi stati che qualcuno pensa e o ritiene dovessero essere sovrani e coloro che garantiscono istituzionalmente le libertà delle persone, si stanno dimostrando per quello che sono, soprattutto gli stati democratici. E qui mi torna alla mente uno dei libri che pubblicai, uno dei primi libri 25 anni fa, Abbasso la democrazia, perché semplicemente per chi studia e analizza le dinamiche, le regolarità del potere, la filosofia politica, il comportamento dei politici al potere, non potevano rendersi conto che la democrazia sarebbe diventata prima o poi l'anticamera della dittatura. Ed eccoci qua, l'Italia è ufficialmente un paese democratico, come sono stati ridotti gli italiani è da vedere. Poi purtroppo la cosa grave è che quelli magari come me, come te e pochi altri, e mi vanto di appartenere ad una minoranza, riescono ancora ad avere una testa pensante, ad essere razionali, a non farsela addosso se gli dicono che è arrivata la peste nera, e quindi credono ancora che sia la libertà il modo migliore per uscire da un problema o per risolvere un problema. Mentre invece in Italia l'85% delle persone si è adeguato alla nuova normalità, ma io vedo in giro per le strade delle mamme senza mascherina che camminano col bambino di 6 anni a mano con la mascherina. Cioè, ma io sto già pensando che cosa sarà di questi bambini fra 20 anni. Cioè, questi qui sono dei potenziali killer, dei potenziali dittatori che in futuro posso immaginare se vorranno fare politica che testa e che mentalità avranno. Cioè, bambini abituati ad andare in giro con una museruola. Ma siamo alla follia, guardate. Siamo solo all'inizio di una incredibile follia. Caro Leo, sì, ho seguito con molta attenzione il tuo ragionamento, è un po' da brividi naturalmente, però è realistico. Ecco, la questione è che per riportarti un po' la questione della guerra che tu avevi iniziato, no? Ad affrontare, e vige questa equazione ormai su tutti gli organi di informazione nel corso dei dibattiti, anche da persone che poi magari fanno seguire
a questa affermazione c'è un paese aggredito e un paese aggressore, no? Come per dire, certamente noi stiamo dalla parte del paese aggredito, e poi magari qualcuno timidamente dice ma ecco, e cerca di imbastire un ragionamento storico, politico, cercando anche di capire perché si è generata questa guerra, e lì cade la mannaia della diciamo così della censura. No, dicevo, ma se noi avessimo applicato sempre questo tipo di equazione, per la quale ci dimentichiamo che ci sono state tantissime guerre, e le guerre sono sempre comunque determinate da una parte aggredita, da una parte che aggredisce. Quante volte avremmo dovuto condannare i paesi che hanno iniziato un conflitto o che lo hanno favorito? Ma non sempre è stato così nella nostra storia. Due misure si chiama questo, no? Perché Saddam Hussein era stato aggredito dall'America, eppure abbiamo detto che sotto diciamo così l'egida dell'ONU giustificavamo questo tipo di conflitto, che poi era generato anche da una fake news. Il caso iracheno si divide in due parti. Ci fu la prima guerra del Golfo, quella, se ricordi, del 90, sì, in cui Saddam Hussein aggredì il Kuwait, cioè lo invase. Sì. E a quel punto venne considerato un aggressore e ci fu la guerra, vabbè, a livello internazionale, a livello di Consiglio di Sicurezza, eccetera, di ONU, si è deciso di intervenire. Ovviamente quando si interviene si sta parlando di americani che gestiscono un vero e proprio esercito libero. È toccato di nuovo il tastino, Leo. Leonardo, siamo sempre qui. Attendiamo, se hai toccato il tastino, sì, se no riformulo il numero se dovesse essere caduta la comunicazione. Sì. Ecco, è caduta la comunicazione, allora vediamo di poterla ripristinare al volo. Oddio, qui sta cadendo l'universo mondo. Allora, vediamo se riusciamo a riformulare il numero. Faccio tutto da solo qui. E eccoci qua un attimo, eccoci un attimo soltanto, eccoci qua di nuovo, scusami tu Leo, un attimo che ti mando in diretta, ecco. E vabbè, ogni tanto succede. È caduta la linea. Questa volta si è caduta la linea perché abbiamo sentito il tutto. Allora, stavo dicendo alla guerra del Golfo. Esatto, la prima guerra del Golfo fu chiaramente un'aggressione palese da parte di Saddam Hussein nei confronti del Kuwait. Ovviamente che, non dico fosse un protettorato degli americani per questioni di petrolio, però voglio dire, a livello internazionale l'ONU fece delle scelte in cui l'aggressore era molto chiaro. La seconda guerra invece del Golfo, quella contro l'Iraq, fu ridicola, cioè nel senso che con la scusa delle torri gemelle e tutta la faccenda terrorismo su cui ci sarebbe molto da approfondire. Armi chimiche. Esatto, ci fu Colin Powell si chiamava, mi pare, no? Che mostrò la famosa fialetta con ecco qui la prova delle armi di distruzione di massa che ha Saddam Hussein e quindi lo attacchiamo. Una palla che poi si è dimostrata, detto da Tony Blair, era una totale scusa che ci inventammo per aggredire Saddam Hussein. Beh, quella roba è rimasta lì nel dimenticatoio, o meglio, quelli che oggi considerano Putin un aggressore, e per l'amor del cielo, se guardiamo al fatto come l'invasione di un territorio, io sono del parere che certamente la Russia sta aggredendo l'Ucraina. Certo. Ma il fatto è che c'è aggressione e aggressione. Cioè le aggressioni sono di vario tipo, perché le aggressioni psicologiche cosa sono, ad esempio? Ed allora qui bisogna ricostruire, come dicevi tu prima, che cosa effettivamente è successo in Ucraina negli ultimi 20 anni. Che cosa è successo soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino? Cosa è successo soprattutto dopo la fine dell'Unione Sovietica del 91? Cioè, quando poi, passato Yeltsin, arriva Putin, che ormai sono 20 anni, ribadiamo che è lì, e tra l'altro Putin, per quelli a cui piace tanto la democrazia, è uno che è sempre stato eletto con i voti, esattamente come è stato eletto Maduro, quindi non mi si vengano a raccontare le balle, io cito le fonti per quelle che sono. Okay. Sei nella tua Venezuela adesso. Esatto, quindi voglio dire,
il caso Russia-Occidente è un caso su cui si sta dibattendo da tanti anni, ma ci sono fior fior di interviste che ancora oggi mostravano proprio quelli che oggi sono aggressori di Putin, dicendo che insomma non bisognava pensare che la NATO dovesse allargarsi oltremodo verso l'est. Ci sono stati degli accordi a Minsk, ci sono stati degli incontri continui. Cioè, voglio dire, non è che la guerra è nata perché Putin, ribadisco, si è svegliato una mattina e ha detto oggi invado l'Ucraina, perché l'Ucraina in realtà è parte della Russia storicamente, la cosa, l'altra, eccetera, e così via. No, cioè, si è arrivati ad un punto in cui l'aggressione, non in quel caso territoriale della Russia, ma della psicologica, l'aggressione fatta attraverso l'adesione alla NATO di altri paesi nei confronti di quella che la Russia considera una zona di sicurezza, è stata portata avanti nel non rispetto di patti che erano stati presi precedentemente. Però di questo non si può parlare, è inutile, e tanto è inutile parlarne, guarda, perché la realtà è che esattamente come in questi due anni, nonostante tu gli metta davanti le prove, nonostante tu gli porti un medico che ha curato il 100% dei suoi pazienti, nonostante tu gli dimostri che purtroppo ci sono un sacco di persone che hanno avuto milioni di effetti avversi con la pseudovaccinazione, questi dicono che il pazzo sei tu. E allora cosa vuoi metterti a ragionare con questa gente? Dura. L'unica cosa che possiamo fare è continuare da buone persone che hanno a cuore la libertà, a cuore la verità, cercare di dire comunque, sulla scorta di documenti, di fatti, di evidenze, di continuare a dire quello che gli altri non vogliono sentirsi dire. In qualche modo, prima o poi, la verità si dice viene a galla. Senti, Facco, vediamo un attimo, perché ci tengo la tua opinione, visto che tu sei scritto anche diversi libri, sfondo economico, sei un liberale, sei molto, diciamo così, sei molto preparato su questo settore, su questa materia, ma ti vorrei portare sul tema delle sanzioni. Dicono, ma state attenti perché le sanzioni finiscono per creare più danno a noi occidentali che le applichiamo, non a tutti naturalmente, e che alla stessa Russia. Tant'è vero che nell'ultimo vertice, quello in cui c'era anche Biden in Europa, la Germania e la Francia hanno fatto il diavolo a quattro perché si fermassero le sanzioni, perché loro non le vogliono. Ma infatti non a caso ad oggi la Francia, mi pare che, non ricordo se è per una fabbrica automobilistica, la Renault o qualcos'altro, ha detto che questi possono continuare a lavorare in Russia, e quindi queste sanzioni in realtà che ci sono sono applicate in gran parte da quasi tutti i paesi, però alcuni se ne stanno fregando. Ma detto questo, le sanzioni sono l'ultima delle soluzioni. Cioè è molto più onesta, paradossalmente, una guerra che non le sanzioni. Perché le sanzioni non fanno altro che ricadere, quando non contro se stessi, cioè non contro coloro che le impongono. E nella fattispecie se le imponi a paesi come la Russia, che sono produttori di materie prime ed esportatori di materie prime in quei paesi che impongono le sanzioni. Ma tendenzialmente le sanzioni vanno a ricadere sulla gente più povera, sul ceto medio, sul popolo. Cioè il gerarca, il dittatore, il politico non avrà nessun problema con nessun tipo di sanzione, capisci? Il guaio delle sanzioni è che hanno delle ripercussioni sulla gente normale, su quelli che si alzano al mattino cercando di portarsi a casa da mangiare, lavorando. Invece per un politico, ma voi pensate che la sanzione possa in qualche modo creare problemi a Putin? Ha forse creato problemi ai Castro le sanzioni che ci sono state per anni a Cuba? Cuba morivano di fame prima delle sanzioni, perché ovviamente il socialismo porta a quello, hanno continuato a morire di fame dopo le sanzioni, quando c'erano le sanzioni prendevano comunque i soldi e gli accaparramenti dall'Unione Sovietica finché c'è stata. Cioè, in realtà le sanzioni ricadono sulla gente comune, e questo è il primo dato di fatto che la storia ci insegna. Quindi le sanzioni in realtà non servono a nulla. Nella fattispecie poi per quello che riguarda il caso russo, lo stiamo provando sulla nostra pelle, no? Cosa sta accadendo?
Adesso tu guarda le bollette del gas, guarda le bollette della luce, guarda cosa costa fare un piede, guarda il costo dei prodotti nei supermercati, guarda addirittura il fatto che stiamo arrivando alla scarsità di alcuni prodotti ed è tutto appena iniziato. Se questi qui vanno avanti un altro anno, tu figurati in quali condizioni arriveremo. Ma qui, ribadisco, è quello che vogliono, perché sempre tornando a quella che è la mia teoria, cioè la teoria che quello che stanno facendo, la vera terza guerra mondiale l'hanno iniziata il giorno in cui hanno messo in giro la farsa tragica pandemica, perché iniziava appunto il processo di reset politico, sociale, economico. Quello che vogliono è questo, è ridurci, secondo la teoria della decrescita felice, a vivere come degli animali d'allevamento. Questo è dei loro progetti. Ida Auken, eminente esponente del World Economic Forum, già ministro dell'ambiente della Danimarca, lo ha detto chiaro: quello che noi faremo sarà arrivare ad una società nella quale non avete alcuna proprietà privata, non avrete privacy, ma vivrete felici. E che cosa meglio di un'economia di guerra per abituarti al peggio? Che cosa meglio di un'economia di guerra? Certo. Non lo so, vi devo fare un disegnino? Certo. Agghiacciante. Senti, Facco, l'ultima cosa, sempre che il tuo tempo te lo possa consentire, sulla questione della contromossa di Putin, magari l'uomo della strada non la comprende pienamente, cioè il fatto che adesso, allora, mi pagate il gas in rubli. Noi italiani abbiamo detto no, noi continueremo a pagarli in euro e in dollari. Questo lo dice Draghi, ma se poi Putin facesse effettivamente sul serio, visto che ci ha messo nel libro nero fra gli stati, cioè avversi, e quindi che devono essere in qualche maniera puniti, sicuramente qualche cosa accadrà. No, ma io dico, abbiamo assunto un atteggiamento forse forti del fatto che siamo protetti dall'America e siamo nella schiera occidentale, quindi che cosa vuoi che ci succeda? Naturalmente possiamo fare i fenomeni, i bulli, però mi sembra che un poco realismo, perché neanche nazioni più forti di noi riescono, cioè hanno assunto un simile comportamento. Persino la Turchia ha deciso di non applicare nessun tipo di sanzione. Ma io dicevo, appunto, per quanto riguarda l'Italia, il fatto che ci obbligherà a pagare i rubli, non solo noi ma altri stati, il gas proveniente dalla Russia, difficilmente sostituibile con altre fonti di energia o con il gas americano che possa aggiungere liquido dalle navi, perché lo pagheremo 10 volte di più di quello che paghiamo pure con tutti gli aumenti ora dalle forniture russe. No, dicevo, che cosa comporta per il mondo? Cioè il fatto che ci sia un'autarchia russa che possa che sta mirando ora a una rivalutazione stessa del rublo e quindi una chiusura autarchica di questa nazione? Allora, è chiaro che il benessere è tanto maggiore quanto maggiore è la possibilità di scambiare beni e servizi. Certo. Un conto è il mondo cosiddetto globalizzato nel commercio, che è assolutamente un bene, perché significa potersi approvvigionare a prezzi inferiori, in condizioni migliori, di tanti beni e tanti servizi. E un altro conto invece è il mondialismo inteso come progetto politico, che è quello che ha in mente ad esempio Draghi. E questo è il primo punto. Secondo punto, un aneddoto breve sugli italiani: che razza di volta gabbana che sono, ma questo lo sappiamo storicamente. È iniziata la prima guerra mondiale con gli uni, ha finito con gli altri, la seconda la stessa identica cosa. Oggi si sta dimostrando tale. Io sono di Bergamo e io vorrei ricordare a questi italiani ridicoli che 2 anni fa applaudivano agli Antonov che arrivavano dalla Russia, perché proprio qui in Valle Brembana i russi, con medici, militari e personale infermieristico, venivano ad aiutare la famosa Valle Seriana, cioè l'epicentro mondiale del coronavirus, a disinfettare le strade, a portare aiuti, eccetera.
bene, ci si è completamente dimenticato di questo. Cioè, due anni fa i bergamaschi uscivano sui balconi ad applaudire i russi, oggi i bergamaschi hanno fuori dal balcone la bandiera ucraina. Ok? Anzi, di peggio, il sindaco di Bergamo ha avuto il coraggio, nella sua sfrontatezza, e uso questo eufemismo, di dire: ah, ma probabilmente i russi due anni fa sono venuti in Valle Brembana per fare una missione di spionaggio. Tu pensa a che livello siamo. Chiusa la parentesi sul comportamento degli italiani. La questione autarchica. L'autarchia non va bene, è chiaro, l'autarchia porta verso la miseria, perché funziona così. Il mondo ha vissuto per millenni nella miseria e nella povertà. Questa è la condizione normale del mondo dell'essere umano, che ha cominciato a migliorare negli ultimi 200 anni, da quando c'è stata la rivoluzione industriale e da quando le idee coerentemente liberali e capitaliste, cioè fatte di libero mercato, di libero scambio, di intrapresa individuale, si sono potute affermare. Hanno creato ricchezza per miliardi di persone. L'autarchia ha sempre fatto esattamente il contrario. Ma quello che stanno facendo è spingere ovviamente la Russia verso l'autarchia. Ma in realtà non è di per sé una Russia autarchica, perché poi quello che sta succedendo, ed ecco che qui vengo al discorso del farsi pagare in rubli, è che quello che sta facendo l'Occidente in realtà è quello che fa il marito che si castra per fare un dispetto alla moglie. Cioè, qui stanno inventandosi sta roba qui delle sanzioni, del chiudere i rapporti con la Russia, eccetera, quando la Russia... Se autarchia per autarchia, sicuramente in Russia non ci saranno mai problemi di materie prime, perché ne hanno una quantità impressionante. Ma la Russia, giocando tra l'altro con la furba Cina, sta aprendo un nuovo fronte, perché non è soltanto il discorso di essere pagati in rubli. Una delle sanzioni è stata quella di tagliare fuori la Russia dallo SWIFT, che è praticamente il codice internazionale dei pagamenti. Sì, ora, sì. Tu tra le sanzioni gli metti che lo tagli fuori dai codici internazionali dei pagamenti e poi ti fai finta di dire... no, la Russia non rispetta il contratto se pretende di farsi pagare in rubli. Beh, insomma, cioè, sei tu che gli dai una martellata sui piedi, cosa pretendi? Che questo dica: oh, grazie, dammene un'altra di martellata. E in questo modo quello che si sta crepando in realtà è il sistema internazionale monetario fondato sul dollaro, perché effettivamente oggi la Russia, con questa scusa, sta aprendo dei fronti dove sta esportando le sue materie prime con Cina, India. Tu hai citato la Turchia, che tra l'altro fa parte della NATO, la Turchia, appunto, appunto. Chiamalo, e chissà come mai, però non si dice nulla sulla Turchia, ma lo stesso Israele, che mi sembra molto freddo rispetto alle sanzioni e così via. Però la Russia sta aprendo un fronte dall'altra parte del mondo, nell'est, fatto di qualcosa come 3 miliardi di persone. 3 miliardi di persone, cioè non è che questi qui stanno creando un mercatino autarchico di 50 milioni di individui. Ci sono 3 miliardi di persone che tra l'altro hanno un modus pensandi abbastanza diverso da quello occidentale, mentre la Russia è sempre stata tendenzialmente occidentale, cioè la Russia è sempre stata parte dell'Europa, benché sia vastissima e arrivi fino a, come si dice, di fronte al Giappone, no? Come si chiama quella città famosa? Vabbè, adesso mi sfugge. Comunque, però quello che si sta facendo è questo, è dare la possibilità a quella parte del mondo, dove tra l'altro c'è la Cina che è una potenza, diciamocelo, perché la Cina comunque oggi l'abbiamo fatta diventare una potenza, di creare mercati nuovi, di creare un sistema alternativo. Infatti al SWIFT stanno creando e hanno creato un nuovo sistema di pagamenti, e soprattutto di rompere quello che è il monopolio del dollaro, che si era consolidato nel 1971. Perciò il discorso dell'autarchia è un discorso che viene quasi imposto oggi dall'Occidente, perché nel momento in cui tu chiedi che quel paese venga isolato, porti quel paese a guardare da un'altra parte e vedere con chi eventualmente può commerciare, perché quel paese sa che comunque il commercio è il modo migliore per creare ricchezza, per scambiare beni, servizi e così via. Tra l'altro, a me sovviene un aforisma di Bastiat, un grande liberale dell'Ottocento, che diceva: attenzione signori, perché laddove non passano le merci passano i cannoni. E quello che non si capisce qui è che, ma io mi auguro che questa guerra finisca domani mattina, auguro che rimanga a bassa intensità come è, perché se veramente ci fosse un'escalation, qui è veramente, come pare stia dicendo anche Biden, che sta minacciando l'uso di armi nucleari per mettere fine alla guerra. Cioè,
cosa pensano? Che dall'altra parte, che hanno tante armi nucleari, 6.000, 8.000... 6.000 testate nucleari. Ecco, cosa pensano? Che quelli non le usano? E se si dà inizio a questo tipo di escalation, di sicuro la quarta guerra mondiale la combatteremo con le clave, o meglio, la combatterà chi eventualmente rimarrà sul pianeta, la combatterà con le clave. Cioè, certo. Questa è la situazione che si sta prospettando, quindi siamo veramente in mano, e spero che la gente cominci a convincersi, a degli psicopatici. La gente deve cominciare a pensare che la libertà è tutt'altra cosa che essere governati, è governarsi da sé, è quella di essere autodeterminati, è quella di avere meno potere politico e più libertà economica. Ecco, Facco, parte mi sembra che poi sono andato su internet, è Vladivostok, è quello che dicevi. Vladivostok, ecco, non mi veniva il nome. Ma neanche a me è potuto ricorrere internet. Ma mi ricordo che citavi tu adesso la questione della moneta, ma anche mi sembra la Cina vuole pagare il petrolio non più in dollari ma con la sua moneta. C'è questa tendenza a togliere l'impero monetario, cioè riferimento alla moneta unica nelle maggiori transazioni internazionali sui prodotti ormai che vengono sempre valutati in dollari, no? Il barile del petrolio è classico, no? Quanto vale, sì, sì. Sempre in dollari, e quindi c'è questo pericolo. Quanto questo pericolo, questa trasformazione, e in quanto alla bomba, a quello che ha detto Biden, ricordiamoci che Biden ha cominciato anche ad avanzare delle minacce. Guai se la Russia usi le armi chimiche, mi sembra di ritornare indietro di 20 anni. Dopo che sono stati coperti 15 laboratori americani, in Ucraina, però, in cui è coinvolto il figlio di Biden, tra l'altro. Oggi c'è una denuncia, pare, appunto a livello internazionale, fatta all'ONU dalla Russia, che dimostra che Biden, il figlio di Biden, fosse coinvolto in questo business, insomma. Dopodiché vedremo, per l'amor del cielo. Ma benissimo, quindi per concludere diciamo che ci sono quelli che ritengono che sia opportuno farla cessare al più presto questa guerra, anche perché realisticamente si deve prendere atto delle forze in campo e della necessità comunque di arrivare a una mediazione, perché non c'è nessuna vergogna se uno Stato più debole dichiari di dover accettare alcune condizioni dello Stato più forte. Altri dicono no, bisogna appoggiare ad oltranza la resistenza ucraina, e abbiamo mandato qualche ferro vecchio ai soldati dell'esercito ucraino. E con questo ci ritorna anche in mente un'ultima dichiarazione di Draghi fatta al Parlamento, che lui vorrebbe aumentare le spese militari al 2% del nostro PIL. Ora io non sono completamente in disaccordo con l'aumento delle spese militari, per dire nel senso che non è questa la questione, e che mi sembra che c'è una voglia di guerra da parte di tutti, ho l'impressione, ci siamo un po' tutti esaltati, non lo so. Sì, si sono un po' tutti esaltati. Io sinceramente la guerra spero non accada, cioè spero che finisca al più presto, spero che torni la diplomazia ad essere vincente, e quindi a capire che la guerra è un danno per tutti, soprattutto perché le guerre di oggi non saranno mai più come le guerre del passato. Cioè, certo. Già la prima guerra mondiale è stata la prima grande guerra moderna, con armi chimiche, con situazioni, voglio dire, un certo tipo di artiglieria, un certo tipo di armamenti che non esistevano prima. Cioè, veramente questa guerra qui, nel momento in cui tu metti un arsenale nucleare in campo, cioè, stiamo parlando di conseguenze inenarrabili di cui non riesco nemmeno a pensarci. Quindi, da questo punto di vista è chiaro che qualsiasi persona che ha a cuore la libertà non può che essere favorevole alla pace, favorevole al libero scambio, favorevole alla trattativa, favorevole al libero commercio, favorevole alla libera circolazione delle persone, eccetera, eccetera. Questo nel rispetto ovviamente dei diritti di proprietà, di tutti gli altri e così via. Il problema è che viviamo nell'era del più pesante statalismo che mai si sia visto nella storia, uno Stato che è sempre più armato e sempre più potente. Io mi ricordo che
tanti anni fa si diceva uno come Hitler, no, ha fatto fuori 6 milioni di ebrei. Perché ha fatto fuori 6 milioni di ebrei? Se fosse stato lui psicopatico, malato, folle, con le sue idee demenziali, no, scritte poi tra l'altro in un libro nel Mein Kampf, basta leggerlo per capire. Perché l'ho potuto fare? Perché ha potuto far fuori 6 milioni di persone? Perché aveva a disposizione un apparato come lo Stato, che tra l'altro in Germania era particolarmente efficiente, che gli ha permesso appunto di dar vita alla soluzione finale e quindi di programmare proprio a tavolino, no, assieme ai suoi gerarchi, di programmare quanti dovessero essere gli ebrei mandati nei forni quotidianamente in modo tale da arrivare allo sterminio definitivo di questa popolazione. Ecco, se un pazzo, sia Putin, sia Biden, sia qualsiasi altro politico, non ha invece dalla sua un apparato del genere, ecco che allora i danni che può fare sono molto più limitati. Il problema è questo, è che per poter arrivare a questo tipo di soluzioni serve che concettualmente, ideologicamente, la gente conosca e capisca che cosa è la libertà e quali sono i danni che fa lo Stato. In realtà non abbiamo imparato niente. Negli ultimi 30 anni, anzi dalla caduta del muro di Berlino in poi, abbiamo sempre più delegato all'istituzione statale le nostre vite, al punto tale che oggi non esistono più cittadini autodeterminati, ma più o meno sudditi dipendenti o da un sussidio o da un bonus o da un reddito di cittadinanza o cose di questo genere. E nulla più di questo, nel momento in cui lo Stato ti ha al guinzaglio, nulla più di questo permette adesso di essere una superpotenza. È vero. Benissimo, Facco, ti ringrazio veramente di cuore per essere stato così per tanto tempo con noi, ma ne valeva la pena. Ti auguro veramente tante belle cose e un buon lavoro, e soprattutto. Grazie davvero a voi, grazie a Radio R e alla sua la radio che parla. Ecco, esiste una radio che parla e fa parlare. È vero, è vero, è il nostro motto da 40 anni. Esatto. Grazie di nuovo, Facco, ci sentiamo. A presto. Agli ascoltatori. A presto anche a te, un abbraccione.